niewinna. Jestem święta, wcale nie jestem grzesznikiem. Ciekawe, jaki następny quest. Intermezzo, 38 rok. Cristo santo, Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente. Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? Due speciali, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci tutta la caraffa. No, dużo do pogadania. Ok, c'è da przerwy, ormai no? Ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghillotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione, prima dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito. Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Al pajak się Tommy rozwinął tej mafii. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. Co z Frankiem się stało? No co? È stato un bell'anno quello. Finché Frank... Coletti, il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Oh, shit. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Uwaga na sznurki! Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli e cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia? No. Gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata ad uno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Rozumiem czy nie rozumiem? Rozumiem. Bene. Niestety tylko się kończy, shit. A pensare alla carriera. Poli non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Trzeba wiedzieć, na ile może sobie pozwolić, nie? Però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi, com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy.
Ora przejażdżka za miasto. Najgorzej jak mi wydupi i zabraknie miejsca. Tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia? È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. Spotka się z Frankiem na tyłach. Ciężko. Okej, tu nie ma żadnych kącików. Możemy wybierać. Tempo fa, quando il capo era ancora con Peppone. Capoeira, capoeira. Chodź, Frank, spotkamy się na tyłach, porozmawiamy o tym, co ważne w życiu. Wyczuwam przypał jakiś. Co oni mnie chcą odstrzelić? Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa. Vorrei che tu aiutassi Sam e Polly con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità? Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Polly terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Muszę patrzeć samo w oczy, bo ma zwój jęzor. Tutto finisce. Va bene. A to już wiemy. Un auto da Raffi, raggiungi Polly al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Dobra. Tutaj mam dwóch jakichś typów. Jedzie do magazynu. To zaraz, zaraz. A tu nie ma żadnych fantów. Questa auto è tua, se vuoi. Tommy. Grazie, Ralph. Grazie. Lecimy. To jazda. Trzeba wyjechać. Mogłabym pominąć jazdę, ale mogę też wyjechać z ten. Dobra, pomin jazdę. Wsiadam do samochodu, jest dobrze. Nie ma co tracić czasu na jeżdżenie. Spiegaty dom! Ehi, ehi! Stai più attento! Ma sono appena asciugato! Scusa. Bravo te! Ci sei mai stato? Oh, certo! Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che mettere le vacche e le cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. Prosciutto da domku. I ragazzi caricano i camion. Ten jego uśmiech jest taki dziwny, co? Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua piacerità, per poi pigliartela tu. Smettila, Polly. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati. E vedrai che lei sistemi da te. E ho di mano che mi aspetta. Dziwny on ten gość jest, nie? Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spiedato ai suoi tempi. Polly, za dużo gadasz. Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. To ja mogę się z nią hajtać? Bo w końcu nie wiem, czy mogę, czy nie mogę. Sam dovevo aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. No śmierdzi mi ten Polly. Oni chcą mnie zabić. Si sarà riparando dalla pioggia. Oni chcą mnie zabić. Czemu chcą mnie zabić? Così si sveglia. Chcą mnie zabić. Oni chcą mnie zabić. Co ty robisz? Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Coś tu śmierdzi. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino vestito per colpa sua.
Ci stacco la testa a morsi. Tieni. Nel caso Frank ci avesse visto giusto. Coś tu śmierdzi, ale tyle lat robiliśmy razem biznesy. Ragazzi, ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ci raggiungiamo. Czemu samego mnie wysyłają? No, to jest podejrzane. Mąka S. Boję się trochę. Szukaj tropów. Jezus Maria, pioruny. Ładna graficzka w ogóle. Qualcuno stava aspettando qui stanotte. Co czwarta osoba bez pracy. Raport rządowy niby wróży końca spowolnienia. Dotychczasowe środki zaradcze nie zdołały zatrzymać trwającej zapaści gospodarki. Bezrobocie wynosi obecnie 25%. Zamknięcie farm osiągnęły wskaźniki najwyższych od 2 lat. Właściciele małych gospodarstw zmagają się nie tylko z trudnościami finansowymi, lecz także z burzami piaskowymi, jakie nękają wielkie równiny. Prezydent zareagował, proponując nowe prawa mające ustabilizować system bankowy. To jasne. Szukaj tropów, poszedł dalej gdzieś, chłop. To jest coś. W tym miejscu coś. Il tizio che paghiamo per tenerlo a posto non si sforza nemmeno di far finta. No nie wiem. Trochę ciemno tu jest, wiecie? No ja tak na takiej farmie to nigdy nie wiesz. To? Gazetka. Jedna z karcioszek. Dove diavolo si è infilato? Przyjrzyj się ciężarówce, dobra. Za ciężarówka. Chłop leży w ciężarówce, zabity. Ej, zwyję! Zabity! Oj, oj, oj. Getta quell'arma! Fatelo prima voi! Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello! Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! C'è l'ho sotto tiro! Dobrze, dali mi shotguna. Ja jeszcze bym do ciemnicy widziała. Come on, next. Ta szopa się zaraz rozpadnie. I co teraz? Mam przeszukać trupy? Przejrzyj się w zasadce. No to lecimy. Questa storia mi puzza troppo. To ci moi ludzie mnie tutaj. Jak się zbugował. Sono io, Dom. Poli? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sammy. L'hai trovato? No, non ancora. C'è solo lui. Sarà uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti morti stecchete. Mi ci gioco le palle. On śmierdzi. Poli sprzedawczykiem jakimś. Sprzedał nas. Chłop nas sprzedał. To jest zdrajca. Policjant to był. Fuck. Co nas bierze do mnie? Ma io come potevo. Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sulle propagande, Moreno. Zostawiłeś odciski palców w leszczu. Non hai intenzione di lasciarci neanche questo. Che messaggio, Tommy?
Dobbiamo trovare Sammy. Ten tipo coś kombinuje. Border Patrol. Ponieść ciało. A mogę schować ciała? Questi qui fanno sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Se sono bottate l'artiglieria pesante. A confronto quelli di Lost Heaven sono delle fighette fradici. Przeczytam datkę. Capsen Farm 9 na północ, 3 km. Prawo przy stacji benzynowej znakiem od tam 1,5 km, potem w lewo za mostem. Plan zasadzki. Aha. A to co mi da, że ja mam ten plan zasadzki? Siku ci się chce, czy o co chodzi? To wygląda, jakby mu się siku chciało. O, nie chciałam się reloadować. Najgorzej, zmarnowałam naboje właśnie. O, fuck. Mołotowy tu gdzieś są. Na górze? Tu gdzieś mołotowy? A tu. Co tu się stało? Li hanno giustiziati. Jest to była zbrodnia. Pa, jak fajnie krew wygląda na ziemi. I się błyszczy się, pa. No i co? Poveracci. A się stresowałam. Dźwiękiem. Co to? Kanadyjski paszport. Joseph Tremblay. Pracownik rozlewni. Dobra, mołotowy jak dają, to znaczy, że się przydadzą, nie? Oho, przed tobą obogowie walka pewnie. Piorunów ta się akurat boję. Sprawdźmy. Tu coś jest. A może najpierw tędy, wiecie? Bo tu są notatki, widzę. Nie ma. Ja się nie pytam się o imię, walczę z ostrym cieniem mgły. Rozkaz ze Straży Granicznej. Z dobrego źródła wiem, że Salary odbierze te whisky dziś w nocy. Nasz wspólny przyjaciel chce zamknięcia tego źródła zaopatrzenia miasta w kanadyjską gorzałę. Bądź za swoimi ludźmi o 21 na farmie, o której rozmawialiśmy. Czekajcie całą noc i powiedzcie chłopakom, że nie muszą się hamować. A w ramach podziękowania, że przyjechali tak daleko na południe, mogą zabrać te trochę gorzał do domu. Serio? Za gorzałę poszli mordować? I doganieri fanno il lavoro sporco per Monello. Dobbiamo. Serio? Rób leży i się kręci, dobrze? To mogę ich wysadzić stąd. Tam może będzie sam. Ładuj to! Znajdź sama, dobra, jeszcze go nie zabili, to ja się doładuję najpierw. Lucik, są oczywiście rzeczy ważne i ważniejsze. Szybki healek, przyda się, nawet ładnie mi poszło. To nie na taki poziom trudności. Oferta publiczna, przyjęta przez Grand Imperial Banks Lost Heaven Caps Farm, której dawni właściciele Smith i synowie zakończył działalność, zostanie sprzedana na publicznej aukcji. Ten to co? To sam? Coraggio ragazzi! Non moriamo! Devo ricaricare! Bo mnie bije w plecy gdzieś.
Mógłbyś się wcelować? Bo nie łapię zasięgu. Podpalili mnie, co za ćwoki. Fak. Dobra, gdzie ten sam? Muszę ich zabić. Tu coś słyszę. Dobra, tutaj go nie ma. Którzy to moi, a którzy to ich? Jest ciemno, ja nie widzę. Wy lepiej nie idźcie ze mną na wojnę. W ciemności. Tu jest typu? No i nie ma. Ty Boga w to nie mieszaj, okej? Okay? Jest Friendly Fire? Nie ma. Grazie al cielo.